Un arrivo in volata con le sportellate fra Francesco Casagrande e Jacopo Billi. La settima edizione della Conquistadores Cup si è conclusa così all'ultimo respiro con la vittoria sul filo di lana dell'atleta della Ciclità Day. Sul terzo gradino del podio Massimo Rosa della Sodali Kugan, tutti racchiusi sotto alle 2 ore e 43 minuti. Fra le donne vince Chiara Burato dopo un testa a testa con Deborah Piana. Al terzo posto la bravissima Annabella Stropparo che, nonostante le precarie condizioni fisiche, è riuscita comunque per buona parte della gara a tenere il passo delle prime. Sole e temperature quasi estive a Porto Azzurro, la Conquistadores Cup, che fa parte anche quest'anno del circuito regionale MTB Tour Toscana e del circuito nazionale Rampitec, ha portato all'Isola d'Elba oltre 500 bikers da tutta Italia. Due i percorsi previsti, il marathon di 62 km per un dislivello di 2500 metri e il classic di 38 km per un dislivello di 1300. Per la prima volta è prova nazionale. Partenza e arrivo sulla piazza di Porto Azzurro, il salotto dell'Isola d'Elba. La gara è stata emozionante, fin da subito alla testa della corsa si forma il primo gruppetto di 7 atleti, formato da Leonardo Paez, più avanti nella corsa vittima di una caduta, Riccardo Chiarini, Francesco Casagrande, Jacopo Billi, Massimo Rosa, Daniele Menzi e Dario Cherchi. Spettacolari le immagini dal laghetto di Terranera. Proprio dal lago Sulfurio arrivano le prime indicazioni sulla gara che contraddistingue le atlete femminili. Si vedono passare Annabella Stropparo, Chiara Burato, Deborah Piana e Silvia Scipioni. In zona Sassi Turchini siamo quasi a metà del primo giro, il gruppetto di testa si assottiglia, sono in quattro Jacopo Billi, Riccardo Chiarini, Massimo Rosa e Francesco Casagrande. Lo stesso gruppetto che passa sotto l'arco in piazza Matteotti, siamo alla conclusione del primo dei due giri previsti. Tra le donne la gara si infiamma tra Chiara Burato e Deborah Piana, Annabella Stropparo ottiene comunque la terza posizione. La testa della corsa si consolida al secondo passaggio in zona Sassi Turchini. Sono in quattro Billi, Chiarini, Rosa e Casagrande. Ad Acquaviva il gruppetto è raggiunto anche da Tony Longo della Sodali Kugan. Nel frattempo Massimo Rosa è vittima di una caduta all'ingresso della cronoscalata del Monserrato. È l'unico a mancare nella testa della corsa. Rosa però riesce a riprendere la gara e con grande caparbietà a tornare nel gruppetto di testa e raggiungere il podio in compagnia di Francesco Casagrande e Jacopo Billi. Sì, mi mancava dopo 3 secondi forse a capoliveri, qui un terzo, un quarto, mi mancava. Il podio donne è con Chiara Burato, Deborah Piana e Annabella Stropparo. Stiamo facendo tutto un lavoro di crescita, venendo da una stagione precedente conclusa non benissimo. Grazie al mio allenatore ci stiamo provando. Ieri mi ha fatto una bella ramanzina, mi fa Chiara credici, usa la testa e devo dire che è servito, insomma.